e di Creta. Non lo so di dove sia. È un greco. Non lo so di dove sia associato. Ha preso il coraggio e la pazzia di questo signore che si è insediato nel cuore del centro. Come giustamente vado a dire. Sì. Io dico che noi dobbiamo aiutare soluzioni di ripopolamento del centro storico. E questo lo possiamo fare solamente se poi il ripopolamento è portatore di ricchezza, perché se non mandiamo i clienti in quella piazza per quel ristorantino, probabilmente non se ne aprirà mai. Ma tutto questo lo sanno i tecnici, lo sanno la politica. Passa attraverso il riscatto, una soluzione economica della città. È questo che noi dobbiamo mettere oggetto della discussione. E il centro storico, solamente attraverso un riscatto complessivo, penso che si possa riscattare. Chiudiamo con gli ultimi due interventi velocissimi, perché si fa anche ora tarda. Prego. Devo fare un intervento. Sì. No, è gradito. No, prego, vabbè. È interessantissimo l'intervento dell'architetto formato, perché giustamente dice lancia delle cose per aprire un dibattito, ed effettivamente è giustissimo. E io trovo anche giusta l'attuazione, se possibile, alla creazione di un laboratorio permanente di progettazione partecipata sul territorio, ma soprattutto, ecco, per il centro, tra virgolette, storico, diciamo così, perché effettivamente non si capisce bene Casoria che cosa abbia e tutte le complicazioni che poi questa famosa lettera A messa può portare per noi tecnici soprattutto, perché è tutto un dibattito molto molto aperto. In più, da pochi giorni è stata fatta emanata una legge dalla Regione Campania, la famosa legge 1/2013 sul solare, cultura e diffusione dell'energia solare, e come questa legge, con i famosi PES che sono i piani energetici, si va a collocare con le varianti che bisogna fare al piano regolatore. Questo, punto. Una risposta. Rispetto al piano energetico, è uno dei piani di settore che va legato al PUC. Rispetto ai laboratori sarei anche io felice, lo chiediamo insieme alla ministra. Sì, tra l'altro questa è la seconda volta che ha lanciato questa idea. No, tra l'altro sui laboratori, il progetto che ha fatto vedere Michele era riferito a un concorso nazionale, ma non era un concorso c'era un bando e partecipavano i tecnici, cioè l'INU, il WWF, il Ministero e il Sole 24 Ore invitarono dei comuni, quindi Casoria andò là a partecipare come comune e l'obbligo era di istituire dei laboratori di urbanistica e progettazione partecipata. In quel caso fummo aiutati tantissimo dal personale della scuola Farmau, cioè gli insegnanti in pratica ci risolsero il problema, perché c'era un problema innanzitutto anche di competenze e di un buon approccio con i bambini. Gli insegnanti erano motivatissimi, non so se ci sono ancora le stesse, e ci permisero di organizzare un ottimo laboratorio, che non aveva niente da invidiare a laboratori degli altri comuni che avete visto, Chieleni, Torino, Roma, o Castenato, Bologna, o Forlì, che erano comuni che fanno urbanistica partecipata da molti anni, hanno degli uffici strutturati che si occupano di questo. Noi tentammo 10 anni fa di fare questa cosa, con le scuole funzionò, perché poi con le scuole la trovi personale. Spero di poterlo rifare. Sì, anche perché non è facile fare un laboratorio, ci vogliono educatori, ci vuole tempo, impegno e anche competenze. E anche competenze, sicuramente. Quindi però quella fu una bella iniziativa. Noi in pratica il Ministero formava i comuni, noi siamo stati a Santoro, a Forlì o a Faenza, dove si facevano questi corsi, poi siamo tornati, abbiamo fatto il laboratorio che si è svolto in vari mesi e poi abbiamo dato il materiale a tutti i partecipanti al concorso per Casoria. E Michele Mosca con Paolo Sacco è stato il gruppo vincitore. Tra l'altro la giuria era nazionale, nella commissione Casoria valeva uno e c'era un componente di ogni comune che partecipava. Quindi fu un ottimo concorso fatto. Torniamo con l'architetto Marino.
era professor Mauro, era professor Mauro Bigivana però. È che in particolare non è che ci sono gli insegnanti, la scuola San Mauro non ci sta più. Lo so, ma ce ne sono altre. La questione era stata prospettata dall'architetto, ma era quella relativa, diciamo, agli interventi di conservazione integrale. E siccome ho riscontrato, diciamo, in sala alcune perplessità in merito, volevamo, diciamo, capire bene se quello che si era evidenziato, diciamo, quello che si era percepito era che i tipi di interventi realizzabili quindi nel nostro centro antico, io lo chiamo così, siano mirati quindi al abbattimento e ricostruzione, diciamo, dei manufatti che non hanno alcuna valenza architettonica, alcun decoro, eccetera, e il recupero, quindi restauro di quelli che invece rappresentano, diciamo, quello che può essere considerato l'ideal tipo dell'edificio casoliano. È questa la giusta interpretazione? Quando io parlavo di conservazione integrata, in realtà mi riferivo in generale a questo principio, che è un principio che dice che bisogna conservare l'ambiente storico, non l'edificio, va bene? Quindi per questo io dico, io prima cosa non ho fatto nessun riferimento operativo, io sto semplicemente ragionando su di una prospettiva diciamo culturale, ma anche una prospettiva che poi naturalmente diventa operativa nel momento in cui si fa urbanistica, ma io non sto facendo un progetto, sto ragionando sul fatto che probabilmente se si vuole fare veramente la rigenerazione urbana del centro di Casoria bisogna ragionare sui tessuti storici, ma non solo sui tessuti storici, anche su quello che c'è intorno ai tessuti storici, altrimenti dalla cosa non si esce, così come non si può ragionare solo sugli edifici ma anche sulla condizione socio-economica che è legata a quegli edifici. Queste erano le due, ma sono due cose generali che penso che siano, diciamo, anche condivisibili in maniera così generica, poi bisogna declinarle nello specifico. Se posso un'ultima cosa, sì, in 30 secondi, sulla questione del laboratorio di urbanistica partecipata, che io, diciamo, ricollegandomi anche a quello che abbiamo detto nello scorso incontro e anche alla relazione che ha fatto prima il Presidente della Commissione Urbanistica, no, se ho capito bene, cioè a quello di avere un piano urbanistico che non è più un insieme di carte che stanno in un cassetto, ma diventa un processo di pianificazione continua. Quindi io questi laboratori li vedrei come un primo step di questo processo che comincia a pensare all'urbanistica non più come un atto burocratico separato dalla realtà e anche dall'evoluzione della realtà, ma come un processo di pianificazione continua e di intervento della pubblica amministrazione reale sul territorio. Questo è ancora un principio generale, però questo dato mi sembra che può concretizzarsi in dei laboratori subito. Se... Infatti, ma la domanda diventata del sindaco poi chiudiamo. Visto che la discussione è diventata particolarmente anche partecipata, il sindaco sì, no, vuole parlare. Lanciare io voglio fare una domanda e lanciare, come diceva un vecchio amico mio, monitor, no? Quindi allora, no, di prendere in seria considerazione questi laboratori, architetto, sicuramente lei ce lo sta ripetendo spesso, però noi pensiamo di prendere veramente in considerazione e di effettuarlo. Poi, non essendo nemmeno io esperto, come il mio amico Labrioli, ingegnere, eccetera, eccetera, il centro come lo chiamiamo? Antico, storico, sinceramente lo chiamerei vecchio. Perché vorrei mettere tra questo centro vecchio, e tanti di voi li conoscete, i vicoli di via Marco Rocco, che penso che siano molto ma molto più degradati di via San Mauro con tutti i suoi vicoli. Quindi penso che dovremmo do l'incarico all'architetto napoletano di cominciare a programmare un laboratorio per questi centri. Un laboratorio del centro storico, se c'è, cioè, con l'aiuto di una scuola sarà facile organizzare. Ma poi ci organizzeremo come organizzarlo, con l'aiuto naturalmente. Ha già chiesto un parere all'architetto Moffa. Siamo papavate, diciamo ora gratis. Un tuo parere, perché qua me lo dà gratis, fuori me lo fa pagare. Io una ventina d'anni fa facevo un giornale con l'ingegnere Danna, si chiamava City News,
dove io scrissi, vi ricordo, che una delle più grandi bestemmie che potevano capitare a Casoria era costruire su costruito. Oggi lo sentite a Mileto, mi terrorizza ancora di più perché ci hanno costruito su costruito. Però non ce lo vogliono fare ancora. Poi di sapere il parere del costruito su costruito, mi pare che sia una grande bestemmia, come pure che il cemento di Pedro di Casoria l'ho scritto prima di Roberto Saviano, ed è lo script tamane, dicevano gli antichi. Quindi i due pareri suoi, costruito o costruito, lei cosa ne pensa, e del cemento ormai si parla anche troppo. Quando riguarda il sindaco, suggerivo al dottor Cesaro, a Sedano, pochi minuti fa, quando io vado a Sorrento attraverso via San Cesareo, sono invidioso perché vorrei che i vicoli di via Marco Rocco, di via Santa Croce, fossero come via San Cesario. Sono molto invidioso. Ho il terrore invece che non sono riuscito ad abbatterli fino a mo', perché sono sfortunati i palazzinari, che non ne hanno comprati 20 anni fa. Speravano che se ne caravano prima, se ne caravano poca volta, hanno aspettato ancora. Io devi dare questo prezzo. Del costruire su costruito, ma piace. Costruire sul costruito è cosa vuole che le dica? È una cosa orrenda, bestemmiata. No, no, aspetta, significare anche una cosa interessante, perché sul costruito, aspetta, però, significare prima non, per dirne una, non consumare solo. Banalmente si prende quello che è stato costruito, si costruisce meglio e non si consuma altro solo, non si cementifica. Si limita all'uso del petrolio, come diceva lei. L'obiettivo è di recuperare. No, ma infatti di recuperare, certo. Ma se recuperiamo, la nostra volta è una di palazzo di piano, altro piano. No, come hanno fatto fino a molto. È stato oggetto della scorsa, dello scorso incontro, se non sbaglio. Ma l'altra volta abbiamo spiegato bene che non costruire sul costruito. No, ah, è tutto contrario. Sapere.